stiamo per raccontarvi è una storia che riguarda i nostri paesi e, allo stesso tempo, è una storia europea. Una storia di coraggio e generosità. Vi narreremo il coraggio e la generosità di molte donne e uomini che, a rischio della propria vita, scelsero di accogliere e proteggere i soldati inglesi evasi dal campo di prigionia di Colle di Compito e luoghi simili nella piana di Lucca. Siamo nell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea nella provincia di Lucca. Qui sono conservati preziosi documenti che ci riportano la storia della nostra provincia durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui siamo nella biblioteca dell'Istituto in compagnia del suo presidente Stefano Bucciarelli. Benvenute. Come viveva la popolazione civile sotto l'occupazione tedesca? C'era stata una certa idea che con la caduta del fascismo le cose fossero ormai alla loro, i problemi fossero giunti alla loro conclusione, ma dopo l'8 settembre l'occupazione tedesca fece ripiombare la popolazione in situazioni molto molto pesanti. Quando c'è l'occupazione tedesca dell'Italia e anche delle nostre terre, ci sono le armate alleate che stanno risalendo e quindi ci sono i bombardamenti che colpiscono soprattutto la costa, ma che evidentemente colpiscono anche Lucca, per esempio la stazione, colpiscono sicuramente le terre circostanti. E poi c'era naturalmente il problema dei giovani, i quali erano stati richiamati a prestare servizio nella Repubblica Sociale, a prestare servizio nell'esercito di Mussolini ricostruito, e questa richiamata alle armi in genere, in larga parte, non viene raccolta. Se uno non risponde a quest'ordine, ovviamente si trova in grave difficoltà, deve scappare, deve nascondersi. Ma i rischi sono gravissimi, evidentemente ci sono rischi di morte per chi non si è, per i renitenti. Molti giovani vanno a fare il partigiano, quindi imbracciano le armi e cercano di appoggiare l'arrivo degli alleati combattendo contro tedeschi e contro l'esercito fascista, e le condizioni anche materiali sono veramente piuttosto precarie, perché ovviamente scarseggia il cibo. Cosa rischiava chi decideva di aiutare o ospitare un prigioniero alleato invaso dopo l'8 settembre del 1943. C'era anche questa situazione, cioè di soldati alleati che si erano trovati al tempo dell'occupazione tedesca dell'Italia dentro campi di prigionia del fascismo. Erano stati nella guerra precedente fatti prigionieri. Si trovano qua, in un territorio occupato dai tedeschi, e che cosa fanno? Molti di questi tentano la via della fuga. Siamo qui oggi in compagnia del professor Galli alla biblioteca di San Leonardo in Treponzio. Il professor Galli ha scritto un libro riguardante il campo di prigionia di Colle di Compito, di cui ci parlerà oggi.
Professor Galli, cosa ci può dire riguardo a questo campo? Beh, che è un episodio che rischia di essere dimenticato, un episodio terribile e tragico. Nella zona prima c'è stato un campo vero e proprio, diciamo, di prigionia per prigionieri inglesi, dove sono arrivati a essere ospitati, tra virgolette, circa 4.000 soldati. Siamo qua in compagnia di Assunta, Antonio e Rosa, tre testimoni oculari della Seconda Guerra Mondiale e di tutte le storie che sono accadute qua a Colle di Compito durante questo periodo di guerra. Antonio, so che lei ha partecipato alla costruzione di questo campo. Lavoravo per conto mio a quel tempo e cercavano degli operai e si lavorò laggiù, c'era secca, pannoni lunghi, ma pare lunghi, tutti uno qui, uno lungo. Sì. Cominciavano dalla via che la fossa 6, e poi fra uno e l'altro c'erano degli scavi profondi che come fognature, ecco, perché c'erano 3.000 prigionieri, cioè la mia uno. Come funzionava la costruzione del campo di prigionia? La costruzione del campo era tutta in legno, tutti i baracconi di legno, non erano a piano terra, era pari, perché la terra pende un po', visto che c'è il lago, e invece era sollevato da terra. Allora da laggiù nella mota. No, ma non c'era la mota, eh. No, a quel tempo lì, ora c'è l'acqua, ma quei giorni lì non esisteva la muta. Queste cose erano nel 41. Poi arrivarono i prigionieri, cioè, presero il corpo tutti, soldati con le carette, tutto giro giro, ogni 20, 30 metri, ora non ricordo bene, c'era le carette con soldati. Qui è stando bene fino verso il 43. Dopo nel 43 cominciarono a venire parecchi a mitragliare. A me mi ci presero anche me, mi salvai e dici: guarda dove sono, andai giù a porcare, sono fermi per aria, bassi, sono fermi. Mentre si guardava, erano fermi assai, venivano su, ingrossavano. Quando arrivano lì, cominciano, vedevo dalle ali. Madonna, io non feci in tempo a entrare in casa, quell'altro entra. Vedevo partire cavoli, roba in terra, mi viene da piangere. Ci sono stati mai contatti fra i prigionieri e quelli che abitavano in queste zone? Certo che ci sono stati. All'inizio, immaginate, quando qui parliamo nel primo campo in particolare, quando il campo era molto grande, c'erano, vi ho detto, circa 4.000 prigionieri inglesi, prevalentemente neri, e vestiti probabilmente con un'unica divisa bluastra, insomma, che indossavano. Questo destò una straordinaria curiosità della popolazione, probabilmente neri non avevano mai visti. Io addirittura ho una testimonianza di una allora ragazza di alto fascio che con la bicicletta insieme a una sua amica venne a vedere questi neri tutti vestiti di blu, e perché costituivano una novità, una curiosità assoluta. Una cosa particolare che vi voglio dire è quella che allora tra le varie coltivazioni che si facevano c'era la coltivazione della canapa. E ben presto nacque una sorta di mercato tra i contadini, gli abitanti del posto e i soldati, nella quale il soldato regalava, che ne so, un elemento del suo abbigliamento, qualcosa che aveva in tasca, qualcosa del genere, qualcosa di cibo a questi contadini, e in cambio della canapa. E voi immaginate bene che cosa, come mai questo interesse di questi soldati nei confronti della canapa. E finita la guerra, cosa ne è stato di questo campo? Un vecchio fabbro ferraio di Castelvecchio mi portò, quando io andavo in giro a chiedere un pochettino agli anziani del luogo cosa ricordavano, mi portò nella sua piccola bottega sotto casa e mi fece vedere che una morsa e alcuni attrezzi derivavano dal campo, cioè ci fu un fuggi-fuggi generale. La popolazione cercò di prendere tutto quello che era possibile prendere da questo campo. La disperazione porta a questo e altro, la povertà, la miseria. Thank you.
Cosa successe ai prigionieri del primo campo prima dell'arrivo dei tedeschi? Un episodio che mi viene in mente, senza nomi perché quelli mi sono sfuggiti, sopra Sant'Andrea di Compito c'è una grotta, tuttora visibile, naturalmente oramai abbandonata, eccetera, dove venne nascosto un giovane inglese nero che era stato ferito e che era malato. Che era fortemente malato, aveva un grosso problema di stomaco. Addirittura pare, secondo il racconto degli anziani, che addirittura un medico del luogo si verificò nottetempo, perché era pericoloso, in questa grotta, guidato da alcuni paesani, e fece una sorta di, per quello che era possibile fare, un piccolo intervento chirurgico che consentì di salvare questo soldato che, ferito e ammalato di stomaco, si era rifugiato, si era allontanato da questo campo. Signora Rosa, ma lei ha avuto dei contatti con gli inglesi scappati dal campo di prigionia? Sì, ma però non in casa mia, accanto venne un soldato, però c'era una ragazza come me e il suo babbo. Lo prese questo soldato, lo portò in casa e gli diede da mangiare. E poi stava lì con me e questa amica, e il suo bambino lo fece dormire lì, da tanto che era bravo. Eravamo quattro, si faceva sempre la borsina di stemella, chi fi e chi le mele. E se ne portava laggiù, però quando eravamo laggiù, dove che ora hanno fatto quella cappellina, se ne tirava. E loro stavano gli acchiappalli. Invece voi avete avuto contatti con gli inglesi? No, sì, c'era un signore di Ronchi, lì avevano preso questo giovanotto, questo ragazzo, lo portarono a casa sua e gli dettero, visto, quando escono dal campo, cercano gli indumenti vecchi, rotti, contadini, e ne mette una sappetta, una vanga, l'ho presa in casa, niente da mangiare. Dopo gli disse: se vuoi sta qui con noi, se ti accontenti quello che si mangia noi, mangi te. Noi si sfolla, si va su montagna, se vuoi venire con noi. Fino a che non è finita la guerra, infatti non lo voleva mandare via Filiberto, mi disse: aspetta qualche giorno, è finita ora, incontri tante difficoltà per la strada, c'è tanto sempre del male in giro. Dice: se trovo morta mia moglie e mia figlia, dice, io mi ammazzo. Chi ospitava gli inglesi aveva paura della reazione dei tedeschi? Ma penso di no, perché... prima di tutto erano camuffati come noi, erano gente bianca come noi. C'era qualche nero, però quello andava un po' in disparte, non è che fosse, si aggruppassero. Andavano per esempio uno in una famiglia, uno in quell'altra, si disfarcavano, non stavano insieme. Quello stava in quella famiglia e la famiglia diceva: beh, oggi te vai a mungere la vacca, e tocca a te stamani, pure te vai nei campi e fai mangiare conigli. Le vedevano che erano, che lavoravano, e nessuno, poi il tedesco sparì e loro rimase nella famiglia. La famiglia stava tranquilla perché t'ho preso in casa, ci stai giorno e notte, se vedo, se sei un delinquente me ne accorgio. Furono scelte che meravigliarono gli stessi prigionieri di guerra evasi, fino a qualche giorno prima conosciuti come nemici. Ecco come Augusto Mancini, guida ideale della resistenza lucchese, parla nelle sue memorie di queste scelte sorprendenti e inattese. Mi diceva un nostro contadino, un vecchio emigrante in seguito arrestato, che mentre si trovava sull'uscio di casa che dava sull'aia, si sentì salutare da una voce insolita: «Buongiorno». Erano, non ci voleva molto a capirlo, due inglesi. «Prigionieri inglesi», disse il loro capo, ma stentava ad esprimersi e l'ospite tornò col pensiero qualche decina di anni indietro e si fece coraggio. «Come into my house», e li fece entrare. «Dali da sedere», disse alla figliuola, «sit down». E poi, ricordando forse che qualche volta era stato chiesto anche a lui, «you are hungry?», e così si profilava il reato. Aiutare i prigionieri di guerra in fuga era un atto di solidarietà e allo stesso tempo una rischiosa disobbedienza della legge dell'occupazione tedesca. Ecco cosa prevedeva. Ogni cittadino che avesse ospitato un prigioniero evaso avrebbe rischiato l'arresto o la pena di morte. Aiutare questi ricercati era pericoloso, anche perché tedeschi e fascisti favorivano le delazioni, ossia favorivano chi faceva la spia. Ecco cosa prevedeva il loro bando pubblico.
Qualsiasi borghese italiano, avvertivano le autorità tedesche, che potrà dare indicazioni in merito ai prigionieri americani o inglesi evasi, atte a facilitarne la cattura, avrà una ricompensa di 500 lire. La presenza di prigionieri di guerra anglo-americani evasi è da segnalare immediatamente e con i mezzi più rapidi ad un comando germanico. Chi omette questa segnalazione verrà punito con pene severissime. Siamo a Matraia. Qui molti uomini e donne aiutarono decine di prigionieri di guerra inglesi. Questi erano fuggiti dalla vicina Villa Pardini e dalla Villa Reale, dove fino all'8 settembre 1943 erano costretti a svolgere lavori nei campi. Qui, all'alba dell'8 ottobre del 1943, il giovane parroco del paese, Don Marino, si ritrovava con una pistola puntata alla tempia. Egli era accusato di essere a capo del movimento che aiutava i prigionieri. Ecco come Don Marino racconta nella cronistoria della parrocchia quelle vicende. Dopo l'8 settembre cominciarono le leggi contro i prigionieri inglesi, che, come a Matraia, così altrove in Italia, erano evasi. Pena di morte a chi l'avesse aiutati, premi a chi l'avesse consegnati in qualunque modo. Matraia ne aveva diversi sui suoi monti, e li amò e li aiutò in modo inverosimile. Per questo tante noie ne vennero alla popolazione. Tra le altre questa. Il giorno 8 ottobre 1943, sul far del giorno, giunsero a Matraia diversi camion strapieni di tedeschi armati fino ai denti. Lo scopo fu quello di un rastrellamento dei prigionieri. Naturalmente qualcuno si era incaricato di informarli e chiamarli. Fu preso il parroco con modi brutali. Costui era stato accusato di capeggiare il movimento in favore degli aiuti ai prigionieri e quindi doveva scoprire e condurre i tedeschi al luogo dove si trovavano. L'imposizione venne fatta puntando la pistola alla tempia e il moschetto ai piedi. Il parroco fu condotto sui monti in mezzo ad una pattuglia che si fermò alla palazzina, mentre altri raggiunsero la sommità delle Pizzorne. I soldati tedeschi cercano in canonica, in ogni casa e fino in cima alle Pizzorne, i prigionieri inglesi evasi, ma per fortuna e merito di chi li ha nascosti non li trovano e intorno a mezzogiorno se ne vanno. Doug Harrison è un soldato inglese originario di Scarborough, una piccola città di mare del North Yorkshire. È stato catturato vicino a Tobruk nel 1942 e poi è stato condotto a Villa Pardini, nei pressi di Matraia, dove, insieme a circa altri 50 prigionieri di guerra, è stato costretto a svolgere lavori agricoli. Dopo l'8 settembre 1943, Doug e gli altri prigionieri inglesi si rifugiano nei boschi intorno a Matraia. Qui incontrano Federico Gelli, detto Ghigo, un carbonaio di Matraia, sposato con Peppina e padre di 3 figlie. Ghigo, vinto le iniziali di diffidenza, decide di aiutarli. Scava per loro una buca nel monte alla Pinetina, portando loro cibo e vestiti. Li ospita in casa quando è possibile e così li salva. Ecco come Federico Gelli raccontò il suo aiuto agli inglesi. Sorse spontaneo un tacito impulso a portare aiuto a quei ragazzi. Eravamo sorretti da una grande fede che ci faceva vedere in questi poveri ragazzi quasi i nostri figli lontani per la guerra. E ad onor del vero devo riconoscere che tutta la popolazione di Matraia, seppure in maniera diversa, ha collaborato ad aiutare gli inglesi nelle Pizzorne. Le difficoltà non erano poche. Mia moglie, naturalmente, mi ha aiutato molto in quest'opera di soccorso. Ricordo che un giorno andava a lavare i panni nel rio Fraghetta, l'affluente della Fraga, e sotto ad essi, nascosto, aveva del pane per gli ex prigionieri e portava anche un cestello con delle mele cotte. Il caso volle che incontrasse un ufficiale tedesco, noto per la sua durezza, che le interrogò
circa le mele. Lei rispose che erano per me e, dopo che l'ufficiale ne ebbe presa una, la lasciò continuare per la sua strada. A Lappato furono meno fortunati che a Matraia. Il 10 settembre del 1943 a Lappato fuggirono circa 50 prigionieri che lavoravano nella locale fabbrica di laterizi Salla. Furono aiutati e protetti da interi nuclei familiari che pagarono col carcere il loro aiuto. Perché aiutare gli inglesi? Molte sono le motivazioni. Chi aiutava non vedeva più un nemico, una divisa, ma una persona in carne ed ossa, in pericolo e bisognosa d'aiuto. Dalle vicende di Lappato emergono delle concrete figure di soccorritori. Un ragazzo che aveva l'abitudine di ascoltare i prigionieri mentre suonavano la fisarmonica e la chitarra. Donna, vedova con due figli piccoli, operaia alla Salla, che si innamorò di un sergente inglese. Una madre che aiutava volentieri gli inglesi perché pensava a suo figlio disperso nell'Italia meridionale e che sperava fosse trattato allo stesso modo. Di tranvia che accolse per una notte un prigioniero perché, dato che era finita la guerra con l'Inghilterra, ritenne di non fare alcun male ad ospitarlo. Papà ha avuto una storia simile a quella di molti prigionieri di guerra. Era al campo famoso in Inghilterra, il campo famoso di Fontanellato, vicino al Parma. Il mio padre nel settembre 43 è arrivato a Maliano, sulle versante del Monte Tondo. È passato insieme 10 mesi al bosco o nascosto in Maliano o a Ponteccio o altri paesi. Alla prima famiglia che li ha aiutato era la famiglia Alberini. Dopo che il mio padre ha attraversato la linea del fronte nel settembre 1944, Angelo Alberini era stato catturato, trasportato al Belino, dove nell'anno 45 purtroppo è morto sotto un bombardamento alleato. Dunque la famiglia ha pagato un prezzo molto molto alto per l'aiuto, che senza l'aiuto nell'Alta Garfagnana. Noi, mia sorella, il mio fratello, io non sono qui. Il 10 settembre 1943, lungo la via di Cipressi, che potete vedere sulla vostra sinistra, arrivano dal campo di Tassignano, un campo di aviazione militare controllato dai tedeschi, arriva appunto una serie di camionette di sidecar tedeschi che si presentano al comandante del campo, un vecchio ufficiale di quasi 70 anni, è ritornato dalla pensione, tra l'altro, visto che la guerra non andava evidentemente troppo bene, avevano richiamato molti già in pensione, e pretendono la consegna del campo. Il colonnello si rifiuta e, per farvela breve, anche se tragica,
gli viene sparato e insieme a lui vengono uccisi anche due soldati del campo, come è illustrato nella lapide che forse avrete visto all'ingresso del campo. Il no di questi soldati esprime la stanchezza e il rifiuto di proseguire la guerra a fianco dei tedeschi. Qui, come nel resto del paese, scegliere di proteggere questi vasi, così come i soldati italiani ricercati dai tedeschi, è l'atto di nascita della resistenza italiana. Il campo diventa un campo politico per prigionieri politici, dove vengono ospitati, tra virgolette, intorno a un centinaio di persone, tra cui anche detenuti comuni trasferiti dalle carceri di Lucca, prigionieri politici, una dozzina di ebrei, diverse donne, per motivi vari, perché avevano pronunciato frasi particolarmente ostili evidentemente al regime fascista, e in particolare una cosa curiosa, che viene ospitata, sempre tra virgolette, una suora maltese, che essendo maltese era, come dire, praticamente una inglese. E immediatamente però parte la controffensiva da parte della Chiesa, insomma una suora ospitata in un campo così, insomma, effettivamente rappresentava un problema. Interviene il vescovo di allora, il vescovo Torrini di Lucca, e anche attraverso un intervento addirittura della Chiesa di Roma la suora viene liberata praticamente immediatamente. Credo che abbia passato forse una notte qua. Un filo sotto la cosa, per cui ancora è del ma se eri stato a casa le cose non succedano.